Il tranquillo lago Monon in Camerun è davvero un inganno. Inizialmente può sembrare calmo e pacifico, ma questo lago è come un vulcano infuocato pronto a esplodere da un momento all'altro. E non ha nemmeno la decenza di dare segnali di avvertimento. La sua ultima esplosione risale al lontano 1984, che provocò uno scoppio che lasciò tutti a bocca aperta. È come se il lago avesse un meccanismo con la miccia laggiù in fondo. O, in termini tecnici, subisce un'eruzione limnica. Questo raro fenomeno si verifica quando il gas proveniente dalle profondità sott'acqua erutta improvvisamente. Tuttavia, alcune condizioni devono verificarsi affinché ciò accada. Ci sono alcune cose da tenere sott'occhio se ti senti preoccupato. Per cominciare, se la vegetazione intorno a un lago sembra un po' appiattita, potrebbe aver precedentemente sperimentato un'eruzione limnica. Ciò è dovuto al fatto che l'acqua può fuoriuscire con molta pressione e traboccare. Anche il riscaldamento improvviso dell'acqua può essere un segnale che è il momento di mettersi in sicurezza. C'è un lago in Kazakistan che in superficie sembra un vero disastro, con tronchi d'alberi spogli che spuntano dall'acqua, per nulla grazioso. Ma se ti senti audace e vuoi fare una nuotata, sarai trasportato in un mondo completamente nuovo. La sua storia risale al 1911, quando una frana riempì la valle con l'acqua piovana, sommergendo completamente una foresta locale. Per quanto possa sembrare affascinante, tuffarsi non è affatto semplice. L'acqua è gelida e tutte le alghe, piante e alberi sommersi lo rendono un percorso ad ostacoli rischioso. Hai sentito parlare di questo lago rovente sull'isola caraibica di Dominica? L'acqua arriva e raggiunge temperature torride tra gli 82 e i 92 gradi Celsius. Non c'è da stupirsi se nessuno ha il coraggio di misurare la temperatura al centro. È così caldo! Certo, il calore potrebbe diminuire di tanto in tanto, ma chissà quando quelle acque inizieranno a bollire di nuovo. Inoltre, questo luogo è pieno di gas nocivi come l'anidride carbonica. A causa di questi, diciamo che non profuma esattamente di rose, più che altro puzza di uova marce. Quindi, a meno che tu non voglia finire come un'aragosta bollita, ti suggerisco di stare lontano da queste acque. Se stai pianificando un viaggio in Tanzania, potresti voler riflettere bene prima di tuffarti nel lago Natron. Certo, ha una bellissima tonalità rossastra, ma ciò è dovuto a alcuni batteri che considerano questo lago la loro casa. E non parliamo nemmeno dei livelli di pH, che sono così elevati che potrebbero persino scolorire il tuo costume da bagno. Ma dai, almeno ai fenicotteri piace stare lì. Questi uccelli amanti dell'acido stanno vivendo alla grande in un gruppo con 2,5 milioni dei loro più stretti amici piumati. Ti potresti chiedere come questi uccelli riescano a prosperare in questo luogo. Beh, l'assenza di predatori significa assenza di stress, il che equivale a una riproduzione più facile. Amano anche banchettare con quel sofisticato batterio che rende l'acqua tutta rosa. Potresti pensare che la grande voragine blu del Belize ti stia chiamando con le sue incredibili sfumature di blu e la vicinanza alla terraferma. Ma fermati un attimo, perché c'è un tranello? Certo, misura circa 274 metri di larghezza e 91 metri di profondità. Ma sotto la superficie si nasconde un complicato labirinto di tunnel pieni di coralli e fauna marina. È come cercare di orientarsi in un labirinto di un parco a tema, ma con più pesci. E come se non fosse già abbastanza complicato, più scendi in profondità, meno creature incontrerai. Perché, ti chiederai? Ebbene, si scopre che c'è uno strato subdolo di solfuro di idrogeno che copre l'intera larghezza del buco, privando qualsiasi creatura vivente di ossigeno. Hai in programma di visitare le cascate di Devil's Kettle in Minnesota? Non sarà necessariamente pericoloso per te, ma potresti dimenticare qualcosa se non stai attento. Questo perché questa cascata sperimenta un fenomeno che lascia perplessi i geologi. Una parte della cascata scorre normalmente, mentre l'altra parte scompare in un grande buco. E guarda un po', nemmeno le palline da ping pong possono uscirne. Gli scienziati hanno deciso di indagare e si sono dati da fare utilizzando persino tracker GPS. Inizialmente non riuscivano a capire finché non hanno realizzato che il buco agisce come un enorme frullatore. Quell'acqua viene agitata così intensamente che sta praticamente distruggendo tutto sul suo cammino. Infine hanno misurato il volume dell'acqua e hanno visto che era ancora tutto lì, quindi doveva ricomparire da qualche parte. L'ipotesi più probabile è che l'acqua stia probabilmente riemergendo nel ruscello situato sotto la cascata. Sicuramente avrai sentito parlare del triangolo delle Bermuda, intendo dire, è una notizia vecchia. Ma lascia che ti racconti del tranello acquatico del Pacifico, chiamato il Mare del Drago. È come giocare a nascondino, ma con le navi che spariscono e non le ritroviamo mai più. Il Kaiomaru 5 era in missione per investigare un'isola vulcanica, ma il viaggio si è rivelato essere solamente di andata. Aggiungi un pizzico di lavoro da detective sull'argomento e scoprirai che tutta la storia del Mare del Drago è più mito che fatto, ma questo non lo rende meno interessante. Se sei ancora interessato a delle misteriose scomparse di navi, allora il Lago Superiore è il posto su cui vorrai saperne di più. Anche i subacquei più esperti non riescono a trovare nemmeno un pezzo di tutte quelle imbarcazioni perdute.
Il protagonista della storia di questo lago è una nave chiamata SS Edmund Fitzgerald, la più grande a scomparire nei Grandi Laghi. Ancora oggi le persone non sono sicure del motivo del suo affondamento. Quindi stai pianificando un bel tuffo in uno dei Grandi Laghi, eh? Beh, potresti voler evitare il lago Michigan, a meno che tu non sia appassionato di sport acquatici estremi. Questo lago ha la reputazione di essere il più pericoloso del gruppo grazie ad alcune correnti sotterranee insidiose che tendono a catturare i nuotatori inaspettati. Assicurati di stare attento ai fastidiosi pontili e moli che aumentano solo la difficoltà di nuoto. Se ti senti avventuroso, potresti voler evitare i mesi di ottobre e novembre. È quando le temperature iniziano a scendere e le correnti diventano particolarmente selvagge. Anche il Tibet ha il suo lago pericoloso che si chiama Rakshastal. E a prima vista è splendido, ma non lasciarti entusiasmare troppo perché ha un contenuto di sale così elevato che nulla può sopravvivere al suo interno. Alcuni abitanti del posto pensano addirittura che sia contaminato da qualche tipo di sostanza. La ciliegina sulla torta? Altri locali credono che nel lago viva una creatura che occupa tutto lo spazio solo per sé. Non c'è da stupirsi che il suo soprannome sia Oscurità. Nessun elenco di queste acque pericolose è completo senza il lago Vittoria, il grande capo dei laghi africani e il terzo più grande del mondo intero. Ma attenzione, le sue acque non sono sicure per noi umani. Alcune zone possono essere vere e proprie insidie perché questo lago ha un suo clima personale. E cosa significa questo? Principalmente che qui non ci si può fidare delle previsioni del tempo nemmeno un po'. Potresti goderti dei dolci raggi di sole un secondo e quello dopo ti ritrovi a scappare da un temporale torrenziale. Se non vuoi trovarti a nuotare in mezzo a una tempesta, stai alla larga da questo lago capriccioso. Potresti aver già visto delle foto del lago Hillier. Sembra un'enorme piscina di succo di pompelmo in Australia. Gli scienziati si sono interrogati a lungo su di esso perché non riescono ancora a determinare con certezza perché sia rosa. Ma ecco la cosa sorprendente, non è l'unico. Esatto, c'è un altro lago rosa chiamato Lago Retba. Entrambi questi laghi hanno un elevatissimo contenuto di sale che sembra attirare alcuni microorganismi particolari, chiamati Dunaliella salina. Questi piccoli organismi producono beta-carotene, sai quella sostanza presente nelle carote? Ed è proprio questo che conferisce ai laghi questi vivaci colori. Interessato a nuotare in questo lago? Tecnicamente non è pericoloso, poiché l'acqua contiene grandi quantità di sale, non ci sono creature marine minacciose di cui preoccuparsi. D'altra parte devi assicurarti di non bere accidentalmente. Ingerire acqua molto salata ti disidraterà più velocemente di una pianta nel deserto.